Non si fermano le proteste dei cittadini di Agropoli riguardo alla situazione di disagio provocata quotidianamente dai due soggetti presenti al parcheggio dell'ex campo sportivo Landolfi. Nei giorni scorsi hanno suscitato indignazione negli agropolesi le notizie dei due bambini aggrediti verbalmente e minacciati dai due personaggi, ma si è parlato anche di danni alle automobili parcheggiate, di atti vandalici ad alcune strutture nelle vicinanze, come per esempio la fornace. Nonostante ciò, nessun provvedimento è stato ancora preso dalle forze dell'ordine. Grazie ai nostri servizi televisivi, la questione, dopo tempo, è stata sollevata nel Consiglio Comunale del 16 dicembre dal consigliere di minoranza Natalino Consolato Caccamo, che ha discusso con il sindaco Adamo Coppola sulla possibilità di un DASPO urbano nei confronti dei due tossicodipendenti che stanno mettendo a repentaglio la quiete e la sicurezza di una delle zone della città più frequentate. È notizia degli ultimi giorni che Agropoli, sempre in tema di sicurezza, forse potrebbero essere anche fenomeni di lieve entità. Io spero che lo siano di identità, però si sono lette delle notizie di persone anche tossico, addetta diciamo dell'organo di stampa del tossicodipendenti che si avvicinavano a minori. La notizia, se fosse confermata, se fosse vera, è sicuramente allarmante per tutti. Qua non c'è maggioranza o minoranza che tenga, perché i figli ce l'abbiamo tutti e a tutti teniamo alla loro sicurezza. Per cui questa potrebbe essere in teoria una misura che viene incontro alle esigenze del Comune, e visto che era nel vostro programma elettorale, visto che lei ha poc'anzi menzionato un processo virtuoso, lo vogliamo appunto innescare, pertanto interrogo la signoria vostra per sapere se sia stato istituito il cosiddetto DASPO urbano e quante le misure adottate ad oggi. Nel brevissimo avremo delle soluzioni, penso sia doveroso dare delle risposte alla città, rassicura il sindaco Coppola, che in seguito conferma lo stato funzionante del DASPO urbano già da vario tempo e parla della possibilità di rendere il DASPO urbano più efficace integrando un nuovo regolamento della Polizia Municipale ad un elenco di zone sensibili su cui far agire il DASPO, che al momento agisce su una singola zona. Il sindaco con le sue parole ha provato a rassicurare tutti i cittadini dichiarandosi a conoscenza della vicenda e di averla già monitorata, ed inoltre di avere la volontà di risolvere il prima possibile la situazione, che è diventata allarmante e altamente problematica per gli agropolesi. Ora è doveroso da parte dell'amministrazione, delle forze dell'ordine, un intervento forte e deciso, e la notizia del DASPO urbano attivo può rendere tutto ciò molto più semplice. Che riguarda la notizia apparsa sugli ordini di stampa e sui dettagli di quello accaduto, vi relazionerò, credo sia meglio, nella commissione che abbiamo immaginato col Presidente del Consiglio. Alcune cose è bene anche dirle in maniera diciamo più riservata, perché sono alcune cose sono accadute, quindi però vi dettaglierò chi ne sono a conoscenza e posso dirvi che ho seguito in maniera attenta l'evolversi di questo fenomeno, di queste persone, costantemente, e io personalmente mi sono recato spesso per cercare di comprendere come risolvere il problema. È stato interessato il Comando Vigili, sono stati interessati la compagnia dei carabinieri, quindi diciamo rispetto a quel problema in particolare mi auguro nel brevissimo avremo delle soluzioni, anche perché credo che sia doveroso dare delle risposte alla città, atteso che il problema riguarda tutti noi, nessuno escluso. Invece sul ragionamento generale, noi abbiamo con l'ordinanza sindacale numero 34083 del 20/12/2017 adottato il DASPO urbano, quindi è stato adottato da questa amministrazione, fu il comandante Crispino diciamo a preparare l'ordinanza e da me poi firmata. Però per quanto attiene, poi io poi sono andato avanti rispetto a questo passaggio e ho dato mandato agli uffici competenti di dare corso a un'attività di studio per implementare un regolamento comunale che integri ulteriormente la legge 14/2017 che stabilisce proprio il DASPO, perché vogliamo organizzare in maniera chiara quali sono i luoghi sensibili dai quali, perché la normativa dice sostanzialmente, per essere pratici, tu puoi individuare per esempio parcheggio Landolfi, c'è il problema, fai il DASPO, però questi si possono spostare in altri luoghi poi. Invece abbiamo verificato che se noi implementiamo il nostro regolamento di polizia municipale
che effettivamente tra l'altro è anche vecchio e va comunque aggiornato, e inseriamo la nuova normativa, possiamo elencare una serie di zone sensibili e quindi poter allargare il ragionamento a tutte queste zone. Anche questa è una cosa che ho già dato mandato al capitano Cauceglia, diciamo, di seguirla personalmente, è già preparata anche qui una bozza che vi porterò presto nelle commissioni. Quindi l'impegno elettorale è stato mantenuto. Io credo però che lei faccia riferimento in particolare a questo caso, che credo sia necessario una soluzione nel brevissimo tempo.